Salve a tutti e ben ritrovati qua sul canale Lord Nemura per un nuovo episodio di Malati di Collezionismo. Era da tantissimo tempo che non portavo avanti questa rubrica, e in realtà è anche una rubrica abbastanza longeva del canale che ha caratterizzato molti dei miei contenuti, perché comunque è una rubrica che portiamo avanti da 4 anni, e vado a fare anche un piccolo recapino del significato del cuore stesso di questa rubrica. Ovviamente io spero sempre che vi piaccia, che tutto il mood sia molto colloquiale, informale, anche nello stile in cui vado un po' a montare il video, in cui vado a presentare effettivamente i contenuti che porto all'interno del suddetto video di Malati di Collezionismo, sia il più possibile semplice e diretto, in modo per chiacchierare effettivamente non solo di collezionismo, ma delle passioni che caratterizzano effettivamente questo canale in toto. Perché appunto, come sempre, Malati di Collezionismo non è assolutamente un'ideologia di flexing di una determinata collezione o del pezzo particolarmente ricercato che io possa avere e voi assolutamente no. Anzi, tutt'altro, l'idea parte proprio di poter sfoggiare la collezione come identikit, come biglietto da visita, per poter effettivamente parlare di tutto quello che riguarda il mondo del fumetto, del manga, dell'animazione, dei videogiochi. È proprio un modo mio per, diciamo, condividere quello che effettivamente recupero, quello che magari ho già in casa da diverso tempo, e poterla far arrivare a voi in maniera più semplicistica. Ecco, sostanzialmente è quello. Ovviamente all'interno dei Malati di Collezionismo si parlano anche di, diciamo, delle pseudo sottorubriche della parte del collezionismo, come possono essere i fumetti di supereroi, i fumetti un po' più vecchi, più vintage in generale, quindi magari della roba della Disney, strisce e molto altro ancora. All'interno dei Malati di Collezionismo abbiamo visto anche tante statue all'interno proprio della mia collezione, con dei video speciali, anche con uno showcase. Parliamo comunque di roba di ormai 3-4 anni fa. Poi ovviamente andiamo anche un po' più, come dire, all'interno di un determinato argomento, che può essere anche un brand, ad esempio, sfoggiare, diciamo, una parte della collezione di un brand videoludico nello specifico, cosa che voglio assolutamente fare maggiormente su questo canale proprio durante quest'anno. Infatti oggi vado a portarvi 4 manga nello specifico di una corrente molto precisa che trovo interessante. È stata sviluppata, se vogliamo, anche in Italia negli ultimi 2-3 anni. Parliamo comunque della pandemia e del post-pandemia, perché effettivamente parliamo anche di manga che sono stati anche non solo letti per me dalla prima volta, ma anche pubblicati per la prima volta in Italia. Secondo me è un argomento anche parecchio interessante. È qualcosa che io ho portato anche nei miei contenuti in altre piattaforme, ad esempio sulla piattaforma di Twitch per le live, o su TikTok sempre in live o in video. Quindi magari qualche opera che andrò a citare, andrò a farvi vedere, l'avete già comunque vista in qualche modo. Io utilizzo appunto la scusa di Malati di Collezionismo per farveli vedere, perché assolutamente, ovviamente, non è inteso come flexare questi manga, ma proprio per, diciamo, consigliarli in maniera più colloquiale, semplicistica, e non il video mega pomposo come ho già fatto su Manga Story, Comic Story, Video Game Story, dove appunto, diciamo, sono delle rubriche strutturate, studiate, ricercate da me, tradotte dall'America, dal Giappone, eccetera. Cioè, c'è un lavoro dietro un po' più importante. Quindi infatti quest'oggi voglio parlarvi, vado a consigliarvi tramite questo episodio di Malati di Collezionismo, 4 manga della corrente Gekiga. In questo caso vado a fare io un piccolo inciso iniziale prima di andarvi a far vedere il manga, in maniera molto veloce. La corrente Gekiga è praticamente una corrente dei manga, appunto del fumetto giapponese, nata dopo gli anni 50 e, diciamo, negli anni 60 si è un po' più confermata, consolidata, per poter effettivamente parlare di cose diverse, ad esempio di quello che era stato fatto con Osamu Tezuka, Astro Boy e tutte le sue opere, quelle più celebri. Quindi che fondamentalmente il manga era nato come una sorta di fumetto, appunto, in Giappone, per fare il gag manga, ovvero il comedy manga. Si parla appunto di quello che poi ha reso celebre appunto Osamu Tezuka, che sì, c'erano comunque sfumature di serietà, di drammaticismo all'interno delle sue opere, ma comunque lo sfondo era quello di intrattenere e di divertire. Il Gekiga si contrapponeva direttamente a questo genere, a questa corrente. Infatti viene definita una corrente, una wave, diciamo, di scuola di pensiero, non un genere ben preciso che dite
voglio leggere il genere Gekigaki Shonen o Seinen, quindi come tipologia, perché ricordiamo Shonen e Seinen sono tipologie, non generi. Assolutamente no, però per l'appunto era una wave, un genere che è stato consolidato tra la fine degli anni 50, inizio anzi 60 e poi 70, e comunque negli anni 80 è andato un pochino a scemare, anche se ci sono ovviamente autori simboli di cui parliamo anche quest'oggi all'interno di questo video di malati di collezionismo, che hanno caratterizzato appunto un periodo, diciamo, del post seconda guerra mondiale, un po' di depressione, un po' di ripresa da parte del Giappone, e volevano raccontare la storia di persone, di vite comuni, quindi meno fantasia, meno fantascienza, le robe che hanno reso celebre Tezuka, ma raccontare di più la vita quotidiana e il dramma di determinate esperienze. Infatti quello che vado a mostrarvi quest'oggi sono appunto non solo delle opere simbole, ma anche degli autori simbolo di questo genere e alcuni particolarmente famosi. Diciamo anche che in ultima analisi, in ultima istanza, prima di farvi vedere appunto gli oggetti materiali fisici del manga, è che il Gekiga, diciamo che può essere associato da noi in Europa e in Italia comunque come una sorta di corrente franco-belga, appunto delle graphic novel. Appunto alcuni autori hanno fatto più successo nei paesi europei piuttosto che nel Giappone, perché non è una roba prettamente manga, perché come detto prima il manga nasce come gag manga, quindi comedy, comico, intrattenitivo e divertente. Quindi diciamo che questo si andava a discostare letteralmente con quello che era stato fatto in precedenza con il manga, perché creando appunto queste storie struggenti, drammatiche, si presupponeva anche che il pubblico giapponese non fosse, seguace di questa corrente, comunque che seguisse questo genere o questa corrente appunto come lettura principale, quindi non era la roba che andava su Weekly Shonen Jump, erano delle robe molto particolari. Infatti il primo che vado a farvi vedere, come detto anche poco fa, sono tutte robe che fondamentalmente vengono pubblicate in Italia praticamente per la prima volta solo negli ultimi 3-4 anni. Infatti io negli ultimi anni ho studiato e ricercato maggiormente il Gekiga, perché come detto prima, affacciandosi molto anche un'impostazione di tavola, di racconto, quindi lì poi andremo ad analizzare la corrente Gekiga in un video magari dedicato con opere simbolo, autori simbolo, effettivamente molto più simile alla corrente del fumetto europeo, quindi il fumetto franco-belga, le graphic novel per intenderci. E uno di quelli che voglio andare a far vedere e consigliare assolutamente è Shigeru Mizuki, ovvero Showa, la storia del Giappone. Questa è un'opera veramente fondamentale per conoscere il Giappone in ogni aspetto, quindi non solo la biografia di Shigeru Mizuki, il grandissimo autore leggendario di Kitaro dei cimiteri, che sicuramente magari avete visto anche con l'anime magari, con Showa appunto si va a fare un percorso, come vedete, anche a livello di periodo storico dal 26 al 39, ma poi va ovviamente anche avanti, perché comunque racconta proprio la storia dell'autore nel Giappone di quel periodo. Quindi l'ho trovato davvero molto interessante, ben strutturato, perché ci sono vicende anche geopolitiche del Giappone, perché comunque si parla anche dell'inizio della seconda guerra mondiale e il periodo appunto contro la Manciuria, la Cina, insomma ci sono veramente tante cose molto interessanti che questo vi permette anche di fare un po' storia del Giappone. Ecco, questo è un Gekiga, però allo stesso tempo è anche un manga prettamente storico che racconta delle robe abbastanza inedite, ovviamente mai arrivato in Italia anche questo, edito appunto da J-Pop a 19€ e sono più volumi. Adesso non mi ricordo effettivamente quanti sono, se non sbaglio dovrebbe arrivare almeno a 6 volumi, quindi questo vi fa effettivamente, come dire, da, diciamo, apripista per la storia del Giappone, diciamo, moderna, quindi non Giappone dei samurai, Edo, eccetera. Vi fa appunto l'epoca Showa, perché come ricordiamo, con appunto l'aver citato ovviamente il periodo Edo, diciamo che il Giappone va con i vari anni, c'è cioè anche l'epoca, l'era Meisei, praticamente va a caratterizzare per il nome dell'imperatore, comunque gli si dà sempre un tag name, diciamo, perdonatemi magari un po' il termine, un po' blasfemo, così un po' aprofico, diciamo di caratterizzare effettivamente con un tag name l'epoca giapponese in cui ci troviamo, che va da 8 anni a fine anni, quindi diciamo che racconta quel periodo. E l'epoca Showa è appunto l'epoca in cui ha vissuto Shigeru Mizuki, che poi va fino all'epoca fondamentalmente moderna, perché appunto gli anni in Giappone vengono contati diversamente degli anni europei, eccetera eccetera. Ecco, ora ci troviamo a un Gekiga, diciamo della corrente Slice of Life più moderna. Di questo, se non sbaglio, ci hanno fatto anche una serie televisiva su Netflix, se non sbaglio si dovrebbe chiamare Tokyo Midnight Stories, che appunto sono le storie di mezzanotte, e appunto si parla ovviamente della taverna di mezzanotte, appunto
Tokyo Stories di Yaro Abe. Questo è veramente uno slice of life delizioso, dolce, che galleggia nell'aria, che racconta il cibo e soprattutto ti fa vedere i viottoli nascosti del Giappone. Quindi è molto affascinante poter andare, diciamo, in giro proprio nei vicoletti di Shinjuku, come ci dice appunto la sinossi dietro, molto affascinante. Infatti anche su Netflix c'è proprio il bollino all'interno del manga pubblicato da Bao, tra l'altro. Quindi diciamo che è una roba off topic del mondo manga, perché siamo abituati a parlare di manga tramite J-pop, Star Comics, Planet Manga, eccetera. Quindi diciamo che ha fatto una roba veramente particolare la Bao e sono molto contento di averlo letto, di averlo scoppiato, però a periodi, perché diciamo che vi consiglio anche questo di leggerlo, magari a differenza di quello di Shigeru Mizuki, in periodi, ma non dico diversi dalla vostra vita, però di prendervi un po' del tempo, perché essendo delle Tokyo Stories le cose sono praticamente a, diciamo, delle piccole storielle, slice of life, puramente slice of life di questo luogo appunto a Shinjuku, dove lui apre questa taverna appunto di mezzanotte che va da un tot orario fino tipo alle 5 di mattina, ed è molto carino perché arrivano un sacco di persone leggendarie, alcuni arrivano per la prima volta, altri invece se ne vanno, altri conoscono lui, il locale, da tantissimo tempo. Si crea una lore veramente magica, molto molto bella. Appunto sono dei racconti molto brevi, quindi cercate di non leggerli troppo insieme, perché fate indigestione, particolare da dire appunto riguardante il cibo, però è molto bello perché conoscete tante ricette. Se andate con questo in giro a Giappone è molto affascinante. Io ancora non ci sono andato, ma vorrei farlo appunto con questo, perché vi permette di provare tantissima roba diversa che viene veramente fatta in Giappone, quindi termini, piatti, delle mescolanze completamente fatte inedite, molto molto interessante. Soprattutto sono appunto storie molto brevi, durano 10-15 pagine, quindi mi raccomando non leggetelo come se fosse un'opera, uno shonen manga normale che dice vabbè mi scoppio il volume e poi vado avanti. Ci sono ovviamente più volumi, dovrebbe essere finito anche da poco in Italia, però fate attenzione perché sono short stories vere short, quindi mi raccomando, leggetelo bene perché questo è veramente molto bello. Ok, ora arriviamo al Gekiga, quello più purista, quello più che effettivamente caratterizza la wave. Come detto prima, negli anni 80, negli anni 90 era sparito, ma c'erano comunque autori simboli e sicuramente delle persone di cui dovremmo assolutamente parlare su questo canale, o meglio un autore già l'ho trattato, e l'opera in questione secondo me è una delle più belle in assoluto, è probabilmente la mia preferita dell'autore in questione, che ho già trattato all'interno di questo canale con uno dei video di manga story, anzi probabilmente è stato anche il primo manga story all'interno di questo canale. Si parla ovviamente del leggendario e ormai non più tra noi, il grandissimo Jiro Taniguchi, con la versione definitiva deluxe, l'ultima edizione di Quartieri Lontani. Secondo me una delle sue opere più belle, probabilmente la mia preferita. Su questo ci farò un video a parte, quindi non mi dilungherò troppo, perché appunto diciamo l'ho caratterizzato più un gekiga vero e proprio, perché in Quartieri Lontani Taniguchi ripercorre proprio le sensazioni della sua vita personale, perché lui è nato a Tottori, la storia è ambientata a Tottori e molto altro, ma perché l'impostazione, come detto prima, ma Taniguchi è uno di quegli autori che ha fatto più successo in Francia, ha vinto molti premi rispetto che in Giappone, cioè più conosciuto appunto in Europa per lo stile delle graphic novel franco-belga che ho citato prima. E poi in secondo luogo perché effettivamente questa è un'opera gekiga al 100%, a differenza di quello che abbiamo visto prima che sfoggia tra lo storico e lo slice of life, qua proprio vediamo la vita della persona che vive quel periodo di vita personale, che è quello che caratterizza il gekiga con questa opera e con l'ultima che vi farò vedere all'interno di questo video. Dovete assolutamente recuperarlo perché questa è un'opera veramente di amore, appunto Quartieri Lontani e spensierato, poi con il suo stile di disegno ti fa vivere proprio un'esperienza davvero molto particolare, e su questo assolutamente ci farò anche un video a parte. E poi infine, entrando molto di più nello specifico del Gekiga in generale, per l'argomento, per come è fatto, è un'opera che davvero mi ha sconvolto a livello mentale, a livello emotivo. Questa è stata una delle opere più fondamentali del mio periodo, che ovviamente sta continuando, degli ultimi anni di ricerca e di studio del Gekiga. Praticamente fa parte, diciamo, del faro di speranza di avere più opere di questo tipo, innanzitutto da parte degli editori e da parte della collana stessa che raggruppa all'interno degli editori queste opere, perché si parla del bellissimo La mia vita in barca, in versione ovviamente completa deluxe, di Tadao Tsuge, un'opera che ho finito praticamente nell'ultima estate, quella del 2023, e che mi ha letteralmente sconvolto a livello emotivo e a livello mentale, perché non pensavo ci fossero dei manga così
importanti, belli, che potessero scuoterti dall'interno per tante sfaccettature. Non mi vado a dilungare perché anche qui ci voglio fare un video dedicato, perché è importante che la gente, i più giovani o quelli che seguono i manga da tanto tempo, leggono quest'opera. La premessa prima di tirare fuori il manga, questo bel cartonazzo, che tranquilli, comunque non è un prezzo eccessivo, comunque pesantissimo, beh, 35 euro, però c'ha 600 pagine, è una bomba già solo quest'idea. Perché? Perché è pubblicato da Coconino, che Coconino, gestita da alcuni autori anche parecchio importanti di rilievo, hanno appunto portato il Gekigai in Italia. Cioè letteralmente Coconino si è fatto faro di speranza per avere queste opere per la prima volta in Italia, perché questo manga è del 94 ed è la prima volta che abbiamo appunto qualcosa di veramente serio di Tadao Tsugi. Infatti abbiamo pochissimo altro in Italia, quindi io vorrei fare un appello, per quanto è piccolo il mio canale di spam, diciamo, di questo concetto, però vorrei che voi leggeste quest'opera, tranquilli, ci farò un video dedicato, e che soprattutto Coconino e possibilmente magari J-Pop, che J-Pop è più in linea di quella roba lì, come abbiamo visto Shigeru Mizuki, ma poi ha fatto anche altre opere dello stesso Shigeru Mizuki, che un altro autore ci farò, un malato di collezionismo a parte, eccetera, vediamo, di portare il più possibile Gekiga, perché queste opere servono all'Italia, perché queste opere si confano maggiormente allo stile italiano, perché noi siamo amanti del franco-belga, delle graphic novel, eccetera. Abbiamo avuto geni letterari e artisti come Andrea Pazienza, ovviamente non è paragonabile a Tadao Tsugi, però per far capire che in Italia c'è bisogno di quel movimento artistico da leggere in Italia. Quindi io spero vivamente che arrivano molte più opere. La mia vita in barca è un'opera veramente incredibile. E questo appunto era un malati di collezionismo dedicato a quattro manga, Gekiga, Slice of Life, Storici, eccetera. Quindi io spero ovviamente che il video vi sia piaciuto. Mi sono dilungato in alcune parti in maniera un po' più viscerale, emotiva, per alcuni manga, perché era un po' più doveroso, diciamo, spammarli per farli vedere e soprattutto cercare di invogliarvi alla lettura. Come sempre, malati di collezionismo funziona proprio per questo. Come al solito io vi invito a mettere un bel like per incoraggiare questa serie di video. Ovviamente chiedetemi nei commenti se avete letto queste opere, se vorreste appunto dei video, ma tanto su alcuni, su un paio ci farò sicuramente un capitolo o un episodio di Manga Story, ma soprattutto se vorreste vedere dell'altro, dei consigli magari più informali in questo stile, un po' più libertino, un po' più casareccio, diciamo più rustico, che secondo me è anche figo da un certo punto di vista. E ovviamente dirmi se magari avete letto i manga che vi ho mostrato quest'oggi in questo video. Quindi io come al solito vi ringrazio di aver visto questo nuovo episodio di Malati Collezionismo. È bellissimo ritornare a fare questi video molto più liberi, anche personalmente, perché la mia vita adesso si sta spostando totalmente sul web per vicissitudini personali, e quindi avevo voglia di sfogarmi un po' a raccontare queste robe. Quindi io come al solito vi ringrazio, vi invito a mettere like, a commentare, a condividere, iscrivervi ovviamente al canale se non avete fatto. E noi ci vediamo appunto a un prossimo episodio di Malati di Collezionismo e di tutto quello che vi aspetta sul canale. Quindi grazie mille.